Salvare più vite umane possibile, salvare le donne, salvare i bambini, salvare le persone più in difficoltà, e questo si può fare soltanto se l'Europa, tutti i paesi d'Europa, si attrezzano per portare via il maggior numero di profughi possibile. Aprire subito corridoi umanitari con il Trentino è l'appello congiunto dei principali sindacati a Trento. CGIL, CISL e UIL chiedono al presidente Maurizio Fugatti di aprire tutti i canali possibili per accogliere i profughi dall'Ucraina. Quello che possiamo fare è dare assistenza a queste persone con i nostri volontari, con la rete dei soggetti che collaborano con noi, per dare loro un tetto e magari anche un lavoro, una possibilità economica. E intanto la situazione umanitaria nel paese peggiora di ora in ora, con le lunghe code di auto dirette a ovest in fuga dalle bombe. In mattinata il presidente Fugatti ha detto che il Trentino è disponibile a fare la propria parte, offrendo corridoi umanitari qualora ce ne fosse bisogno. Ad oggi si sono già attivati per l'accoglienza dei profughi alcuni amministratori, tra cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, quello di Genova Marco Bucci e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.